Giovanni. Ciao. Mi mancava il corretto, ragazzi, riditelo che era carino. Melanie. Sono qua, ciao ragazzi. Ciao. Bellissima, sei dalla Svizzera nel tuo 450 metri quadri di appartamento. Sei tranquilla, sei rilassata, hai passato bene la settimana? Bellissimo. Qua tanti alberi, guarda qua intorno. Comunque tutto bene. Tu sei fan degli alberi, Melanie? Della natura in generale, no? Sì, sono una di quelle che abbraccia gli alberi, sì. Ma è vero che ti dà un sacco di energia? Sì, è vero, ecco, sì. Certamente, no, meglio gli umani però, però certo. Anche gli alberi fanno anche il loro. Melanie, tu più o meno da che ora abbracci gli alberi? che domanda è palmieri, facciamo finire questa settimana con dignità almeno, no? Intendi dire che mio marito è legnoso, magari. Si capisce che cosa volesse dire, ma lascia perdere Melanie. Andiamo invece sul topic, no? Che cosa ne pensi di questo? Tu come ti saresti comportata se fossi stata al posto di questa sposa, di questa mancata sposa? No, ma ha fatto bene, dai, ha fatto bene. Poi io sono subito andata a cercare come ha fatto lui. Lui sembra un po' il principe Harry, quindi un indeciso di primo grado. E quindi probabilmente, sai, lui, ma sì, è un po' questo, ha i capelli rossicci, la barbetta, è molto carino, l'avete visto? È carino. 24 anni lui, 27 lei. Lei molto matrioska, no? Sembra una di quelle bambole russe, molto grosse, così, simpatica. Io credo che lui si sia preso una grande paura. Certo, poteva pensarci, 4 anni che stanno insieme, ci pensa all'ultimo momento. Dai, mi sembra un po' esagerato, no? Però Melanie, c'è un detto che dice meglio tardi che mai, o no? No, vabbè, ma ci sarebbe stato sicuramente il divorzio. Poi lei è molto forte, no? Come personalità. Sì. Ha rotto la torta, ha fatto questi casini. Beh, si è divertita. È piuttosto che, meglio che piangere, meglio ridere che piangere, giusto? Giusto. Quindi ha fatto bene. Giusto, sì, anche sì, perché sì. Hanno speso molti soldi per il matrimonio, quindi lei ha giustificato anche. Ma sì, però non capisco una cosa. Chi li ha spesi? Dovrebbe essere lo sposo che spende, no? Io credo parte della famiglia di metà, e parte della famiglia di lui, cioè di solito ormai è la famiglia che aiuta i ragazzi a sposarsi, ecco. E quindi è tanto meglio che lei abbia sempre ballato tutta la sera con il papà, almeno l'ha fatto contento, questi soldi sono stati spesi per niente. Ma Melanie, secondo te più o meno, no? Quanto si può spendere per un matrimonio? Cioè il range va da 20.000 a 100.000, che ne so. Ma anche di più. Sicuramente anche fino si può arrivare, oddio, alle latitudini dei paesi arabi. Dai, cioè, no, ci sono cifre da 5, sì, 6 giri, sì. Ma di quanti alberi inviteresti al tuo matrimonio? Questa è una bella domanda, la domanda della serata, eh. Io vorrei piantare un sacco di alberi con Melanie. Io vorrei piantare voi è vero. Io vorrei piantarla qui, ecco. Io sì, ma perché bisogna essere bucolici come me, no? Anche perché per fare un albero ci vuole un seme. E allora. Grazie per essere stata con noi nonostante loro, ecco. Oh, un abbraccio, è tutto stupendo. Anche Noel Gallagher in the heat of the moment, mamma mia. E allora RTL 102.5, questa è la suite.